Non è finita la carica emozionale di questa sera. Vi dicevo che con Giovanni Veneri ebbi il piacere di debuttare nella regia con un Rigoletto, fra l'altro andato in scena in occasione dei 50 anni del Teatro Carani di Sassuolo, e il direttore del Teatro Carani di Sassuolo ha voluto essere con noi questa sera, il Commendator Costi, e anche per ricordarci una cosa, che il 19 ottobre per tutti gli amanti della lirica e per tutti i club della lirica al Carani di Sassuolo, come da 12 anni a questa parte, ci sarà l'appuntamento con i club degli amici della lirica, che ciascuno porta un cantante, si fa questo grande concerto, eccetera. Questo è fra parentesi un appuntamento del 19. In quel Rigoletto diretto da Giovanni Veneri cantava Franco Bordoni, che fu uno splendido protagonista, eccolo qui. E devo dire anche un'altra cosa, perché io non sapevo niente, ma penso che neanche gli organizzatori l'abbiano fatto. Girando in un certo modo, ed è molto bello. Quando venne per l'ultima volta a Ferrara a farsi applaudire come ex del grande teatro lirico in occasione dell'uscita di un libro sulle voci ferraresi, Mafalda Favero, e venne qui, venne ricevuta in comune e si fece festa a lei, questa festa ebbe come protagonista vocale Franco Bordoni. Ecco, quindi è giusto che questa sera l'insegna di Mafalda Favero, la prima voce, sia lui, e con lui andiamo tranquillamente ad aprire la nostra antologia di romanze operistiche con Giuseppe Verdi, Ernani, O de Verdani miei, Franco Bordoni.
Yeah.